Buonasera a tutti, eccomi di nuovo con voi, eccomi stasera. Ieri ho fatto un po' di assenza, ma ci sono di nuovo e ci sono sempre più pimpante. Oggi quasi emozionato nell'assistere a tutte le fenomenologie nuove, intense e devastanti, come ho scritto, una grandinata mostruosa a Torino, 10 centimetri di grandine sulla città, i video che si susseguono, che sono stati poi passati, alcuni sono arrivati direttamente a Meteoscienza, passato quello di Francesco Saverio, che voglio ringraziare, ha fatto un video sul viale, lo trovate su Instagram e TikTok, non faccio in tempo a postare dappertutto, ma anche su YouTube ve l'ho messo adesso, non ho fatto in tempo a montarlo anche dietro questo, ma comunque, perché qui dietro voglio farvi vedere ben altro. Una rapida premessa e poi spieghiamo meglio il dettaglio. Stamattina ho pubblicato anche su Facebook su Instagram, insomma, un rapido intervento dove dicevo che appunto già ieri si erano già succeduti strali riguardanti il ritorno dell'anticiclone africano, che viene come uno spauracchio che ogni volta che le temperature vanno sopra media rispetto alla media poi trentennale, si invoca ormai sicuro il ritorno dell'africano. Niente di più sbagliato, e anzi, un periodo così potrebbero non averlo visto molti di frequente, nonostante maggio scorso sia stato anche drammatico sotto alcuni aspetti, ma quello che si prospetta adesso, siamo al 24 maggio, e in realtà almeno per una settimana, ma forse anche 2 settimane, con gli ultimi aggiornamenti che vi mostrerò fra poco, non c'è traccia di anticiclone stabile. Non solo, e qui veniamo alla carta, questa è l'ultima missione del modello americano che fa scopa esattamente con quella del modello europeo di questa mattina. E guardate che cosa abbiamo. Questa è la carta delle anomalie. Anche le anomalie positive sono le due risalite di centri di alta pressione, l'Azzorre e quello poi continentale russo. E in mezzo cosa c'è? In mezzo, di qua che mi illumino bene, in mezzo c'è una saccatura nuova che, a dispetto quasi di chi ha provato a ipotizzare l'anticiclone africano al posto della risalita calda, c'è questa adesso, e la vede anche il modello europeo. Vi farò vedere per il periodo proprio all'inizio di giugno, questa addirittura poi per il ponte del 2 giugno. Il modello europeo stamattina prevede una vera e propria ondata di maltempo al centro-nord, con quantitativi anche notevoli di precipitazioni, concentrate poi nell'arco di poche ore. Insomma, continua a cambiare i modelli e continua a cambiare peggio, meglio, dipende da punti di vista, ma comunque sotto il segno dell'instabilità. È chiaro che non pioverà tutti i giorni, che non ci sarà freddo e maltempo, chiaramente, soprattutto al sud finora ha fatto caldo. Ha fatto caldo perché con una configurazione che vede venti di libeccio, al sud arriva l'aria calda e al nord l'instabilità, ma nei prossimi giorni, già da domani, il centro-sud, soprattutto le dorsali appenniniche, saranno interessate da temporali, in particolare con instabilità convettiva pomeridiana, ma molto diffusi anche forti, e le temperature scenderanno al centro-sud. Al centro non già scende, ma al sud arriverà più fresco, e di conseguenza anche questa la parentesi calda al sud dovrebbe andare a chiudersi per adesso, poi vedremo se tornerà, ma da qui in poi, almeno fino alla fine del mese, quindi una settimana, non si prevedono sopra media nel territorio italiano, su tutto il territorio italiano. Quindi le cose sono particolarmente interessanti. Per chi non ama il caldo, può stare tranquillo per adesso. Per chi vuole la stabilità e vuole andare al mare, ci saranno ovviamente di belle giornate, ci mancherebbe, siamo a fine maggio, però insomma deve stare attento, soprattutto al centro-nord, al temporale dietro l'angolo. Se poi ti va in pianura padana, per una serie di motivi legati al fatto che il nord è più vicino alla circolazione ciclonica che c'è qui, in questo momento, sul Golfo di Biscaglia, la pianura padana poi, questo periodo è un catino che si riscalda molto, e quando c'è aria fredda in quota, con la cerchia alpina che fa l'effetto tipo tornado Halley, cioè l'aria più fresca che viene dall'Atlantico scavalca, diventa più secca, pesante, e va a rimescolarsi ad esempio, con aria umida, come è successo 2 giorni fa, che viene dall'Alto Adriatico nei bassi strati. Se c'è quindi
quindi convergenza tra venti, wind shear, in quota, insomma, una serie di motivi che poi vanno a sommarsi per creare poi le condizioni di pianura padana per l'innesco di fenomeni di forte intensità. Ci sono stati anche oggi e la possibilità che si ripetano nei prossimi giorni ci sarà. Adesso vedremo bene quali giorni. Ci potrebbe essere un po' di pausa, ma ripeto, fine mese, inizio giugno, torneranno i fenomeni anche di forte intensità. Guardate questa carta. Ora ve li mostro tutti, provo a farvi un dettaglio, eccomi, eccomi che ricompaio, perché insomma la situazione è abbastanza ingarbugliata. Allora, vediamo un po'. Ecco qua, guardate questa carta. Allora, distinguiamo due diverse bande nuvolose. Questi episodi cumuliformi sono quelli legati alla depressione, vedete che fa perno al centro della Francia, quindi quando arrivano in Italia qui si generano i temporali, tra cui uno, vi faccio vedere anche il LAM, c'è stato nel Ponente Ligure, o meglio a ovest di Genova, tra il Genovese e Savonese, al confine che ha scaricato oltre 130 mm, di cui 100 in un'ora. È stato molto intenso, io l'ho visto dall'aeroporto alla partenza, ma a 20 km, 30 km di distanza, nemmeno una goccia, insomma. Questa invece, altra nuvolosità, è quella legata alle nubi più alte stratificate, provenienti proprio dall'entroterra africano, e che per adesso non danno fenomenologie, ma che sono il sintomo che il tempo sta cambiando anche al centro e al sud, con episodi di anche di, diciamo, temporali di forte intensità, ma soprattutto relegate alle aree interne. Ecco qua, vedete, i temporali stanno un po' esaurendo, ma sono rimasti stazionari sul Piemonte orientale dopo Torino per molto tempo. E poi c'è questa, che potrebbe essere una supercella, vogliamo zoomare magari, eccola qua, che ora si sta indebolendo, ma vedete, proprio alla classica struttura con l'incudine allungata in direzione dei venti dominanti in quota. È un nucleo centrale delle piogge, però adesso non sembra dare il massimo adesso. E era comunque al low precipitation, basse precipitazioni. Ecco qua il modello europeo. Adesso vediamo questo. Ah, stavo guardando il modello europeo e guardate che poneva stamattina. Un primo affondo mercoledì 29, anzi tra martedì e mercoledì, un secondo potente affondo questo tra il 31, 1 e 2 giugno, e questo vedrete che sulle previsioni dà tanta pioggia. E poi voglio farvi vedere però rapidamente il modello americano poco fa. Guardate che come, ecco, questa è la de depressione attuale, vedete? Che ci dà, vedete l'Italia con i colori un po' chiari. Poi sembra che migliori un po', ma poi ecco il nuovo affondo martedì è quello più grande ancora, fine mese, esattamente come il modello europeo. Guardate qua. Che roba, questo qui, se si avver dovesse avverarsi questa previsione tra il 31, 1 e 2, altro che al centro-nord, guardate come affonda i colori, vedete il giallino, il verdino, la saccatura proprio pronunciata verso l'Italia. Questa genererà forti, cioè, episodi di maltempo fino al 3 e siamo al 4 e non finisce, vedete, continua 5, insomma, e si va avanti così. Se questa previsione del modello americano dovesse verificarsi, sarebbero veramente dolori per i primi di giugno. Quindi ponete attenzione a questo aspetto. Voglio solo farvi vedere una cosa. Questa è la previsione del modello europeo, il LAM. Vedete che c'è questo piccolissimo puntino che dà con valori di 150, 130, 150 mm. Ebbene, il temporale è stato esattamente dove c'è questo puntino. Quindi un caso in cui LAM forniscono una previsione davvero dettagliata e vi faccio vedere, mando in loop, cioè in animazione, le precipitazioni. Queste sono venerdì, sabato, guardate sabato, eccolo qua, le precipitazioni sull'Appennino, vedete, poi se ne vanno domenica, poi sembra che migliori, ma c'è sempre un po' di stabilità. Lunedì, poi lunedì l'altro peggioramento, lunedì, martedì, guardate, forte maltempo anche al nord, poi passa al centro, mercoledì. Guardate, tutto mercoledì, giovedì miglioramento, ma venerdì arriva il peggio. Guardate, venerdì sì, le precipitazioni 31, poi eccola la perturbazione. Guardate, quantitativi di 70-80 mm nelle 6 ore al nord e continua così, insomma.
C'è poco da fare, c'è poco da fare. Le previsioni danno maltempo a intermittenza, ovviamente, 1 o 2 giorni di pausa, 2 o 3 giorni, poi riprende. Allora, se la previsione attuale dovesse verificarsi, tutti e due i modelli concordano, americano ed europeo, nel dire che non questo, il prossimo weekend, 1, 2 giugno, 31, 1 e 2, ci potrebbe essere una forte ondata di maltempo nelle regioni italiane. Quindi attenzione a questa previsione, lo rivedremo intanto. Quindi oggi, domani stabilità centro-sud, poi pausa, poi tra martedì e mercoledì nuovo passaggio perturbato da nord a sud, dopodiché pausa ma molto breve, 24, 36, 48 ore così, e poi nuovo forte peggioramento soprattutto al centro-nord, 31, 1 e 2 con possibilità che poi si prolunghi. Insomma, una lunga fase perturbata. Poniamo attenzione a quello che sta per accadere. Io vi saluto, vi abbraccio e seguite, seguite Meteoscienza. La maglia l'avete vista, vi do tutte le indicazioni per comprarla e contribuire al canale dopo tutto questo sforzo che sto facendo. Un abbraccio a tutti, ciao ciao.